La chiesa che vedete alle mie spalle è la chiesa dedicata ai santi Vittore e Corona di Rivalta. Rivalta ha questa chiesetta che sorge poco distante dal centro storico, su una piccola altura, in un luogo che anticamente era in piena campagna. I primi documenti che parlano dell'esistenza di questa pieve sono antichissimi, parliamo del 1047. La chiesa quindi anticamente è simile a molte pieve coeve di quel tempo. Nasce su una base rettangolare, successivamente vengono poi aperte delle cappelle laterali e prende la forma che ha oggi. In alto vediamo la cella campanaria aperta con quattro arcate sui quattro punti cardinali. In questi rimaneggiamenti che sono stati fatti nel corso della storia è poi stato aggiunto nel XVII secolo, intorno al 1641, il porticato d'ingresso. Sotto questo porticato e sulla porta d'ingresso è stato dipinto nel 1709 da Guillaume de Narbonne un San Vittore. Su un angolo del porticato nel 1809 è stata costruita la meridiana che è stata poi ripresa durante gli ultimi interventi fatti qualche anno fa. Entrando nella cappella, sulla parte destra e quindi sulla parete di sud, abbiamo un ciclo di affreschi molto antico. È un ciclo di affreschi del 1400 in cui è rappresentata la storia del martirio di San Vittore e di Santa Corona. A noi sono giunti questi 15 quadroni, in quanto gli altri sono stati distrutti quando sono state aperte le cappelle laterali. Il ciclo del martirio di San Vittore lo ritroviamo nella parte superiore con le torture che gli venivano praticate all'epoca per poterlo convertire agli dei pagani. La decapitazione di San Vittore avviene su una specie di ghigliottina primitiva, una rozza ghigliottina, e poi in fondo si vede l'anima di San Vittore che è portata in cielo da due angeli. Corona era la giovane moglie di un compagno d'armi di Vittore. Anche lei si professa cristiana e anche lei subisce le sorti del martirio. Viene legata braccia e gambe a delle palme posate a terra che vengono contemporaneamente rilasciate. Nella parete di sinistra, invece, si sono conservati meno affreschi. Troviamo però ancora un bellissimo volto e figura di San Sebastiano in abiti gentilizi. Troviamo un San Martino a cavallo, San Bernardino, San Grato e infine San Giovanni Battista. La raffigurazione di San Giovanni Battista probabilmente è da attribuire al suo committente, il beato Giovanni della casata degli Orsini, che fu anche vescovo di Torino. Altra particolarità molto interessante è l'abside completamente affrescata. Nella parte della volta, al centro, un grande Cristo nella mandorla, un Cristo benedicente. Ai lati del Cristo nella mandorla troviamo i quattro apostoli con dei cartigli in mano. Ai lati della volta troviamo su un lato San Vittore, giovane, con la spada in mano. Dalla parte opposta Santa Corona con la palma del martirio. Nella parte inferiore dell'abside troviamo una serie di apostoli. Non sono 12, ne mancano 3. Questi 3 non sono mai stati dipinti, non ne sappiamo il motivo. Potrebbe essere che fossero mancate le committenze e non fossero state più completate. Di questi, 4 sono particolarmente rappresentativi, evidentemente della scuola, di una scuola jacqueriana che lavorava nella zona nell'epoca, tra cui questo San Giovanni con il serpentello. Nei rimaneggiamenti che subì la chiesa all'interno ci fu anche la costruzione dell'altare barocco. Questo altare andrò a rimuovere altri affreschi che erano all'epoca la messa di San Gregorio, di cui si vede questo piccolo stralcio, e che è un dipinto difficile da trovare comunque in Piemonte. Dall'altra parte una bellissima Lattatio Maria, una Madonna che allatta il bambino.
Nella cappella di destra, costruita nel XVII secolo, quando probabilmente viveva all'interno di essa un eremita, oggi troviamo gli ex voto di San Vittore. La comunità rivaltese, nel corso dei secoli, sempre devota al suo santo patrono, per grazia ricevuta ha dedicato una serie numerosa di oltre 150 quadretti di San Vittore. Uno dei più antichi ex voto dedicati a San Vittore tratta di un fatto d'arme del 1689, quindi addirittura precedente al sacco di Rivalta. Ce ne sono altri che riproducono guerre o periodi di battaglie, come tanti sono quelli della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo poi fatti di malattie, di epidemie, fino ai giorni nostri, quando l'ultimo ex voto dedicato a San Vittore si tratta di un incidente d'auto del 1996. San Vittore è il patrono di Rivalta. Questa chiesa conserva tutta la sua particolarità, essendo ancora in un luogo leggermente privilegiato e fuori dal centro.